Buonasera, la quarta puntata di Basket On Air qui su Icaro TV. Siamo rigorosamente in diretta, 21:13. Parleremo delle 6 squadre di A2 e delle 2 di A1. Ne parleremo con una persona che detiene quasi il record, diciamo, delle panchine occupate in regione, che è Alessandro Finelli. Buonasera a tutti. Non ci siamo. Il record, però sono 6 anche per te, giusto? Virtus Bolognese, Fortitudo, sì. Ferrara, Imola, Reggio Emilia. E Forlì, per una parentesi magari breve, ma anche Forlì. Sì. Buonasera Alessandro, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Buonasera Francesco Livorti, che c'è un supporto non prezioso. Non detengo nessun record io purtroppo, no, ciao a tutti. Ma nemmeno io assolutamente. Un grazie anche alla regia, un grazie a chi ci sta seguendo, da Rimini ovviamente, che è la nostra casa madre, ma anche da tutte le altre località della regione. Allora, abbiamo un po' di minuti per chiacchierare con Alessandro, per guardare le ultime due giornate. Prima di far leggere a Francesco i risultati di A1 e di A2, ti volevo chiedere, stando sulla strettissima attualità, diciamo, dei campionati, se c'è, rispetto in particolare alle nostre 8 squadre, che in qualche modo dobbiamo sempre tenere monitorate, qualcosa che ti abbia colpito positivamente o negativamente. Beh, partirei dagli aspetti positivi, sempre meglio sottolineare quelli, no, nello sport. 100 è partito in maniera straordinaria, un grande lavoro fatto negli anni da Belletti, direttore sportivo, e da Mecacci. È imbattuta, ha degli scalpi importanti perché ha vinto a Udine, ha vinto con la Fortitudo. E mi ricordo un po' la Ravenna di 3 anni fa, quando si interruppe il campionato per Covid, la Ravenna di Cancellieri, di Marino, Cinciarini, Thomas era in testa alla classifica. Adesso sono passate solo 4 giornate, presto per dirlo, ma come qualità di gioco, come roster e come continuità nel tempo, nelle stagioni, 100 è sicuramente la squadra che mi ha maggiormente impressionato. Qualcosa di negativo, poi diciamo allargati anche la 1, se vuoi, ovviamente noi parliamo anche di quello. Ma io non vedo squadre che stanno rendendo sotto allo standard, ci sono squadre che devono ancora, diciamo, prendere il via. Secondo me quella che potrà essere una sorpresa durante la stagione sarà Rimini, che ha avuto un calendario difficile, che ha un ottimo roster, un super allenatore, una società seria, in crescita, una componente pubblico importante, grande tradizione, ha già incontrato squadre importanti, onestamente. Credo che nella stagione potrà crescere e potrà essere, dal mio punto di vista, una sorpresa. E il primo ospite collegato sarà Andrea Tassinari, lo teniamo pronto per le 21:30 circa. Adesso un'occhiata alla scorsa giornata, in cui per esempio un bilancio classicamente bolognese, se lo allargassimo poi anche al pallone, vedrebbe 3 vittorie su 3 uscite, che non è una cosa così, diciamo, normale. Più 2 vittorie del basket, assolutamente. Come dici? Aggiungiamo anche la Virtus femminile, quindi torniamo un'altra vittoria, mettiamoci anche Bologna Primavera, quindi insomma weekend assolutamente sorridente. Weekend in generale che comunque ha visto diverse sorprese, possiamo andare anche con la grafica, chiedo aiuto alla regia. Partiamo dalla massima categoria italiana. Giornata numero 4, Reggio Emilia ha perso in casa con Varese 81-87, altra vittoria di Tortona con Trieste, la Dertona Basket insieme alla Virtus sono le uniche due squadre ancora imbattute in questo campionato, 60-88, Sassari ha vinto contro Trento 81-76, bellissima partita che ha visto vincere l'Happy Casa contro Brescia, quindi altra vittoria di Brindisi, Venezia-Milano, il big match di questo turno di campionato, ha visto vincere la Reier per 77-69, dopo sicuramente ci arriveremo su questa partita. Prima vittoria di Scafati in questo campionato nel match delle due neopromosse, 92-87, Pesaro-Napoli 97-99, ottimo successo della Gevi in questo caso in trasferta, e poi la Virtus avalanga in maniera molto facile contro una Treviso che ancora deve ingranare, 97-71, per una classifica come abbiamo già più o meno detto prima, vede la Virtus in testa con Tortona con 8 punti, Venezia e Milano seguono a 6, una valanga di squadre a 4 punti, Brindisi, Sassari, Brescia, Napoli, Trento, Varese e Pesaro, e poi Reggio Emilia che ancora deve trovare la quadra del cerchio a 2 punti, così come Scafati, Verona e Treviso, il Fanalino di Coda, Trieste che
farà fatica secondo me in questo campionato, un roster lo vedo sotto, un gradino sotto rispetto ad altre compagnie. Avevo già raccontato forse nella prima puntata che mi era arrivata voce di una cosa raccontata da Mario Ghiacci, che chi segue la pallacanestro ben conosce, che è il general manager triestino da sempre, potremmo dire, anche se è bolognesissimo di nascita e di militanza da giocatore, dell'arrivo degli americani a Trieste, che sarebbe forse la prima volta, ritengo, nella pallacanestro. Se arriva qualcuno che gli consente di robustire il roster, Alessandro, probabilmente la sfangano, così onestamente sembrano un po' debolucci, no? Sì, sono onestamente in difficoltà e molto probabilmente faranno ricorso al mercato. In questo momento io vedo Trieste e Treviso, aggiungerei Treviso osservando un po', diciamo, la qualità dei roster del gioco. Trieste e Treviso sono le squadre che vedo maggiormente in difficoltà. Credo che alla fine Scafatti, con la firma di David Logan, abbia fatto un'aggiunta di grandissimo peso, è stato protagonista con 20 punti anche se è arrivato da 3-4 giorni. E credo anche che Verona dovrà potenziarsi, sta scegliendo un americano visto che ha perso il suo miglior realizzatore, ma vedo Trieste e Treviso un gradino sotto, e Reggio Emilia, che adesso ha 2 punti, sta pagando un attimino anche il doppio impegno europeo, e credo che anche loro potranno andare sul mercato perché sicuramente hanno bisogno di un altro playmaker da alternare con Andrea Cinciarini. Giustamente. Andiamo in A2? Andiamo in A2, anche qui quarta giornata, chiedo aiuto alla regia con la grafica. Bellissima partita, Udine 169-72 il punteggio finale, con una bellissima bomba di Derrick Marx. A proposito, comunque la Tranek, come diceva Alessandro, sta viaggiando a gonfie vele. Una partita della quale parleremo da entrambe le sponde, sia Rimini che Ferrara. Ha visto vincere la Riviera Banca 80-65, la Fortitudo a fatica, soffrendo e stando anche nell'ultima frazione di gioco per diverso tempo sotto, vince comunque contro l'Umana Chiusi 71-67 e trova la terza vittoria di fila, e può essere già qualcosa di positivo. Dopo vedremo la classifica. Pistoia vince contro Cividale 80-61, Ravenna supera Nardò e trova la prima vittoria in questo campionato 82-79, vince ancora Forlì, insieme a Cento sono ancora le imbattute del girone rosso, 59-70 contro Chieti. Si giocherà invece il 30 novembre alle 17 Mantova-San Severo, per una classifica che, come già detto, vede Cento e Forlì imbattute a quota 8 punti, poi Pistoia, Udine e Fortitudo a quota 6, a 4 punti Mantova e Cividale, a 2 San Severo, Chieti, Rimini, Ferrara, Ravenna e Nardò, ancora senza nessuna vittoria, Chiusi. Ricordiamo che Mantova e San Severo hanno una partita in meno. Ricordiamo anche che qui presente Francesco Livorti ha debuttato al speaker della F domenica al Palazzo. Eri presente al Palazzo? No, no, non c'ero. Quindi non puoi dargli un voto? No. Ah, va bene, nemmeno io non c'ero. Ho solo guardato la partita in televisione. Senti, spendiamo qualche chiacchiera sulle bolognesi. La prima curiosità che ci devi togliere è, visto che si era letto il tuo nome accostato alla F, se c'è stata qualcosa quest'estate. No. Anch'io ho letto sui quotidiani locali, ma non ho mai avuto contatti con la società. Hanno fatto un bel lavoro, questo a prescindere dal fatto che non ti abbiano cercato. Hanno fatto un bel lavoro perché occorreva farlo anche abbastanza in fretta. E se è vero, come hanno dichiarato, e non ho dubbi sul fatto che, insomma, raccontare balle e poi alla fine vengono scoperti, in questo momento hanno sanato le posizioni passate, ce l'ha raccontato anche Pietro Rodori, collegato con noi martedì scorso, hanno sanato le posizioni passate e hanno messo in piedi una squadra dignitosa e decorosa. Magari dovranno forse cambiare un americano, non lo so, sono problemi che hanno dal Monte Muratori eventualmente, però insomma già il fatto che siano in piedi e siano secondi in classifica come punteggio assoluto non è male, considerate le premesse, no? Assolutamente, perché si sono mossi dopo il 20 luglio, Luca Dal Monte ha fatto, prendendosi, diciamo, pieni poteri, un grande lavoro anche sul mercato con quello che era rimasto, perché onestamente i migliori italiani erano già sistemati, ma è riuscito nell'intento di trattenere Fantinelli e Aradori, che sono due giocatori al top, e Thornton è un americano importante, e Valerio Cucci è, diciamo, l'anima della squadra, il leader emotivo del gruppo, e direi quindi che si sono mossi molto bene e hanno fatto recampo.
il campionato è lungo, alla fine si giocheranno anche i play-out, la fase orologio, poi i play-off sono lunghissimi, quindi avranno tempo anche per capire eventualmente come, se ci sarà bisogno, aggiungere e rettificare. Prima di parlare di Virtus, ti volevo chiedere se c'è in qualche modo una regola nel costruire una squadra di A2, mi riferisco soprattutto al fatto che, avendo due stranieri soltanto, ed è giusto che sia così per carità, è tutto molto condizionante, al di là della formula e del taglio ghigliottinesco che viene imposto al numero delle squadre, no? Beh, di solito in A2, quando si parte per tempo, si parte dal nucleo italiano, da cercare di dare continuità negli anni, quello che ha fatto Cento, per esempio, che è riuscito a confermare italiani importanti come Tomassini, come Berti, Zilli, come Moreno, quindi parti da un nucleo di italiani consolidato e in base ai giocatori italiani cerchi di inserire due americani di spessore, che non vuol dire oggi per forza giocatori da 25 punti, ma che siano delle eccellenti persone oltre che buoni giocatori, perché il campionato italiano di A2 è lungo, ti trovi a metà agosto, le ultime partite sono a fine giugno, quindi servono atleti affidabili, responsabili, giocatori seri che si allenano costantemente, perché a differenza di chi fa le coppe, in A2 giochi una volta alla settimana, quindi la routine può distruggere le motivazioni, quindi ci vogliono persone che hanno qualità morali importanti, ma l'aspetto tecnico degli americani uniti alla qualità è decisivo. E quindi di solito si parte dagli italiani per poi alla fine scegliere due eccellenti statunitensi. Fra poco pausa e poi Tassinari. Prima però un discorso su Virtus e anche su Milano. Il discorso su Milano nasce dal fatto che ho ascoltato un pezzo di intervista a Ettore Messina a Venezia, al Taliercio, alla fine della partita, ha difeso i suoi giocatori e ha battibeccato con un collega che aveva in qualche modo accusato Milano di essere un po' rinunciataria. Ettore, di avere una sorta di pigrizia difensiva. Esatto, bravo, il termine esatto era questo. Io credo che possa aver ragione Ettore, al di là dei modi, nel dire giocando due volte in una settimana in Coppa, oltre che in campionato, puoi arrivare a uno scontro con Venezia cotto. Non è capitato alla Virtus semplicemente perché Treviso è più scarsa di Venezia, questo penso che lo possiamo dire. Scariolo invece ha detto una cosa più precisa sull'Eurolega, ne perderemo altre, e il format e le caratteristiche fisiche, tecniche, mentali dell'Eurolega sono cambiate clamorosamente da 12-15 anni fa ad adesso. Certo. Ha ragione Sergio. Ha ragione tutte e due, perché la settimana è stata veramente dura, due periodi dell'Eurolega ma quattro in una settimana. Certo. E la maggior parte dei giocatori sono sempre gli stessi, le trasferte di Eurolega incidono sul recupero fisico, quindi e poi le squadre che affrontano questi impegni, e in particolare le squadre di Messina e Scariolo, sono squadre organizzate, formate da eccellenti persone, e non si può parlare di pigrizia, si può parlare magari di stanchezza mentale, si può parlare che magari non c'è l'energia per arrivare su una palla vagante, ma non certo per demotivazione o per pigrizia, quindi è corretto il ragionamento di Ettore, e anche Sergio logicamente fa presente che è cambiato il format, è cambiato notevolmente, prima non esistevano i doppi turni, adesso ce ne sono, mi sembra, sei almeno. Sì, sì. Ce ne sono otto. E una l'ha già fatto la Virtus. Sì, sì, sì. Quindi il campionato italiano è sempre più competitivo, ci sono roster profondi e credo per esempio che la Virtus in questo momento stia pagando proprio gli infortuni, il fatto che in precampionato siano mancati atleti importantissimi e anche all'inizio di questa stagione. Ecco, ti volevo chiedere, e voglio solo un sì o un no, poi lo argomentiamo dopo, perché dobbiamo rispettare i tempi anche rispetto ai collegamenti, ti volevo chiedere se non è un po' presto dire che comunque Milano e Virtus sono più forti l'anno scorso. Penso che la forza di una squadra la valuti, non so, faccio per dire a febbraio, marzo, quando cominci ad andare nel vivo di una stagione, poi definitivamente quando chiudi tanto la vicenda europea quanto quella italiana. Io non sono così certo che nessuna delle due, che tutte e due siano più forti l'anno scorso. Voglio verificare che la cosa sia così. Allora, Milano
ha provato, ogni anno ci prova da quando Messina dirige le operazioni a fare un passettino in avanti. Poi ci sono mille circostanze, per esempio adesso l'infortunio di Shields crea grandi problemi. Certo, che se sta fuori, uno può anche pensare di aver completato il roster in maniera magari più profonda, poi ti viene a mancare Shields, non riesci a sostituirlo in maniera adeguata e manca un perno decisivo. Mitru Long è infortunato in questo momento, vero, quindi non sta giocando. E quindi credo che quello che capita durante la stagione possa influenzare il risultato. La Virtus passa da Eurocup a Eurolega, ma sta giocando questo inizio di stagione senza Şengelya. Teodosic, abbiamo visto, è ancora lontano dalla miglior condizione. Hackett ha avuto problemi, Jaite ha avuto problemi, quindi hanno provato a migliorare sicuramente, però c'è il passaggio da Eurocup a Eurolega con la conseguente aspettativa di entrare nelle prime otto. Quindi io sono d'accordo con te che bisogna aspettare un attimo a fare questi battezzi, capire come si adattano le squadre a questa stagione, che tipo di intoppi hanno a livello fisico, soprattutto con la Virtus, secondo me si esagera con l'aspettativa. Secondo me avere l'aspettativa di essere nelle prime otto può portare frustrazione durante la stagione. E dice bene Sergio Scariolo quando parla di equilibrio emotivo, perché è troppo importante mantenere freddezza e lucidità in questo percorso, perché ci sono almeno 14 squadre che ambiscono alle prime otto posizioni. La Virtus è una squadra che inizia il suo percorso in Eurolega, quindi ci vorrà molta, molta pazienza, molto equilibrio emotivo, la capacità anche di comprendere come intervenire sul mercato, perché secondo il mio punto di vista ci sarà un momento in cui la Virtus interverrà sul mercato, perché con il roster attuale, dal mio punto di vista, i primi otto posti non si raggiungono. Ecco, anch'io ho questa sensazione maturata adesso, che non è una critica a chi ha fatto la squadra, nemmeno a chi la dirige e nemmeno a chi gioca, è una constatazione rispetto al fatto che se non entri fra le prime otto ripiombi in Eurocup. Non è la Cayenne, non è l'inferno, ma non è nemmeno l'Eurolega. Pausa e poi Tassinari. Se non sei il tipo a cui piace dare una mano, se fare spazio agli altri non ti interessa e il loro comfort non conta granché per te, o aiutare gli altri non ti viene naturale, diciamocelo pure, quest'auto non fa per te. Nuovo SUV Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in, generoso come te. Scoprilo nei nostri showroom. R più di Ruggeri, concessionaria Citroën, via Nuova Circonvallazione 28, Rimini. La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina. Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022. Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni. Da quest'anno, ampio giardino dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione realizzata con farine bio e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 0541 386470. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%. Pizzeria Prima o Poi, impasti sorprendenti per un gusto biologico.
Residenza per anziani Qui si sana Rimini. Situata in piena Marina Centro di Rimini, a soli 100 metri dal mare, risponde alle più diverse esigenze per anziani autosufficienti e non. L'assistenza sanitaria e fisioterapica è garantita dal medico di struttura e da un'equipe specializzata. Un ambiente accogliente dove la professionalità del personale si sposa con la cura dell'anziano. Cucina particolarmente curata e attività ricreative. Confortevoli camere singole o doppie con aria climatizzata e TV. La struttura può ospitare per ricoveri di breve o lunga durata, facilmente raggiungibile in automobile e con mezzi pubblici. Residenza per anziani Qui si sana a Rimini, la risposta giusta a tutte le esigenze degli anziani. Sulle colline riminesi, immersi nel verde, Osteria Il Quartino, tutti i sapori di Romagna. Molto bene, credo che sia già pronto, perché l'avevo visto prima di cominciare, e quindi immagino che ci sia già Andrea Tassinari, che è un playmaker di Rinascita Basket Rimini, di Riviera Banca, e che è il primo collegato di questa quarta puntata. Ci sei, Andrea? Lo torniamo pronto? A chiamare. Pronto? Mi sentite? Eccolo qua. Lo vediamo. No. Ciao, devi forse premere un tasto per farti sentire. Da qualche Oddio. Parte. Prova a parlare. Si sente? Io vi sento. Bene. Ho il ritorno solo leggermente basso, spero che a casa sia invece più udibile. Ci racconti un po' il vostro momento. Coach Finelli, che è qua di fianco a me, ha detto che voi potreste diventare a un certo punto un po' la sorpresa del campionato, perché avete avuto un impatto con la 2 un po' forte dal punto di vista del calendario. Siccome è un bel elogio, volevo che tu lo commentassi. Guarda, penso che il coach abbia ragione, nel senso che comunque abbiamo fatto la prima... Mi sentite? No, non mi sentite? No, vai, a casa ti sentono, siamo okay. Noi che non ti sentiamo. Scusa, no, penso che abbia ragione, abbiamo fatto il nostro esordio in trasferta a San Severo, che da che mondo è mondo è uno dei campi più ostici di A2, poi abbiamo... Abbiamo già incontrato anche Cento, abbiamo fatto Forlì in casa, comunque una squadra forte. Il calendario sicuramente non ci ha sorriso, tant'è che la prossima abbiamo Udine. Però confermo quello che ha detto lui, secondo me potremmo regalare sorprese. Ecco. Stiamo guardando ogni tanto qualche azione della partita che ci arriva dalla nostra redazione di Rimini. Senti, ci racconti rispetto appunto alla notazione che ha fatto Alessandro Finelli, che cosa nelle prime giornate, diciamo, non è andato rispetto ai piani, tenuto conto che siete neopromossi e che comunque, diciamo, tutto quello che state costruendo è una novità. Non rispetto alla tradizione di Rimini, alla storia, rispetto al presente e al passato recentissimo. Allora, sicuramente il fatto che comunque siamo rimasti in metà della squadra dalla Serie B, un po' abbiamo, secondo me, pagato il salto di categoria. Parlando per me personalmente, poi anche le prime partite, essere in campo, il feeling che avevo non era proprio il massimo. Cioè, mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua, come si dice, no? Poi con calma, giocando, allenamenti e tutto quanto, ma penso che questo valga anche per, non so, Francesco, per Bedo, per Arro, quindi penso che questo si migliorerà col tempo, motivo per cui anche secondo me col passare delle giornate miglioreremo, ecco. Alessandro, rispetto alle squadre incontrate fino a questo momento, quello che hai visto in Andrea, scusami, rispetto alle squadre incontrate fino a questo momento o a quelle che hai visto in televisione, trovi che ci sia qualcuno, fra virgolette, inarrivabile, troppo più forte, o più o meno tutte sono affrontabili? No, io penso che siano tutte affrontabili. La stessa Udine, secondo me, è... super squadra, non mi permetterei mai di dire niente perché sono forti, a roster, tutto quanto, lunghi, grossi, hanno tutto. Però secondo me non sono lo squadrone imbattibile che vincerà sicuramente il campionato. Cioè, non lo do per scontato, ecco. Quindi
Sì, ci sono campi difficili, squadre difficili, ma nessuno inarrivabile. Raccontaci un po' di storia tua. Un po' di storia mia? Sì, da cestista, chiaramente. Sì. Vabbè, io ho iniziato alla San Giorgese, il primo anno da senior, poi sono andato a Imola in A2, dove ho fatto il mio primo campionato di A2, e ci siamo salvati, poi sono tornato alla San Giorgese. Dopodiché ho vinto il campionato a Orzi Nuovi. Dopo aver vinto il campionato sono stato 2 anni a San Vendemiano. Poi sono arrivato a Rimini, che è iniziata in un certo modo, però è finita nel modo migliore. Quindi, e adesso per fortuna sono ritornato in A2, dai. Senti, ma l'essere a Rimini ti ha portato anche ad assumere un po' di cadenza riminese? O, perdonami, te lo chiedo, ma non lo so. O sei di lì? Tu dove sei nato? Io sono di Cento. Ah, tu sei, quindi sei, io sono di Cento. Sei di Cento, ma sì. C'è un po' di strascicatura romagnola nell'elopio? Sì, sì. Sì, ma quando giocavo a San Vendemiano avevo la cadenza veneta, quando giocavo a Orzi Nuovi quella Brescia. Sì, prendo tutto quello che ho intorno, incredibile. Assorbi tanto. Sì. Non so se Francesco e Alessandro vogliono intervenire. Francesco ha anche fatto una scheda della partita, no? Che magari, esatto, Facciamo vedere ad Andrea. Assolutamente sì, poi magari mi dirà se ho realizzato se hai azzeccato, punti, certo. Oppure no, nella vittoria contro il Ferrara 80-65 ci sono 3 punti che secondo me hanno fatto la differenza proprio per la Riviera Banca Basket Rimini. 43% dall'arco può essere un aspetto importante, anche perché se poi consideriamo il secondo punto, 48 rimbalzi in totale contro i 28 di Ferrara, può essere un sorriso in più per la squadra locale. C'è un aspetto invece negativo che riguarda le palle perse, perché forse 22 in una partita sono tante. Se poi consideriamo che la differenza delle due squadre a livello di punteggio è di 15 punti, le palle perse di Ferrara sono state 16, questo è un dato dove ovviamente dovete migliorare, ma lo sapete anche voi, anche perché Ferrara ha 3 giocatori in doppia cifra, voi invece 4, ovviamente Tassinari fa parte di questi giocatori, più c'è una vecchia nostra conoscenza che mi ha avuto settimana scorsa, che Benedetti con 9 punti, insomma tanti aspetti positivi. Però volevo chiederti, ovviamente al di là della categoria, te che secondo me puoi assolutamente valere questa Serie A2 o qualcosa in più, quali sono le principali differenze che hai trovato tra quest'anno e la passata stagione? Allora, sicuramente, intanto grazie, e sicuramente a livello fisico. Io non sono il migliore fisicamente, diciamo, per muscolo, grossezza, quelle cose lì. Diciamo che quello l'ho pagato tanto, lo sto pagando e sto cercando di far sì che diminuisca il gap, ecco. Cioè stai facendo un po' di condizionamento fisico in buona sostanza? Sì, proprio pesistica, proprio pesi. Ah, okay, sì, okay. Sì. Sì, sto cercando proprio di ingrossarmi. E le cifre che ha evidenziato Francesco secondo te sono corrette? Rispetto alla sicuramente partita. Il 43% al tiro dall'arco è tanto. È una cosa che aiuta a tanto. Sì, certo, certo. Poi il secondo tasso, punto 50% come sempre, ma dobbiamo specificarlo, non ti preoccupare. E i rimbalzi poi sicuramente sono una cosa a cui noi puntavamo, anche perché penso che le altre partite non ne abbiamo vinta nessuna a rimbalzo. Poi le palle perse sono il primo della lista, io mi sa, dall'anno scorso, quindi io direi che sono un ragazzo lista, generoso. Sì, mi piace giocare un po' per noi, un po' per gli altri ogni tanto. Mi pare giusto. Alessandro, qualcosa da dire anche tu nei confronti di questo nostro amico? Ma direi che per lui è una stagione importantissima, perché può giocare la Serie A2 da protagonista, è assolutamente pronto. L'aspetto fisico, il gap fisico di cui parlava, è comunque un gap che può tranquillamente colmare col lavoro e con la continuità. È un ragazzo di grandissimo talento, è uno degli esterni italiani più talentuosi della Lega, e proprio per questo uno dei motivi, insieme al lavoro che stanno facendo in palestra con coach Ferrari, al nucleo italiano dello scorso anno, uno dei motivi per cui secondo il mio punto di vista Rimini può crescere durante la stagione. Quindi un in bocca al lupo a lui, perché si merita di diventare un giocatore importante di questa Lega. È un bel elogio, quindi c'è poco da aggiungere, vero Andrea? Sì, infatti io Finelli, coach Finelli,
ero alle giovanili della Virtus quando lui allenava, e mi sembra anche di aver fatto qualche allenamento con lui. Infatti per me, cioè, veramente grazie, veramente. Senti, ultima cosa che devo dirti, poi dobbiamo cambiare, diciamo, andare un po' in giro per la Romagna, come si dice, e ci andiamo molto volentieri. È un invito che ti faccio a nome di un tifoso che frequenta il mio stesso bagno a Riccione, che è la zona 148, al confine con Miramare, in buona sostanza, ed è un esperto di mojito. La prima domenica di giugno che sei libero, verso il tardo pomeriggio, c'è un mojito offerto anche al tasso. Mi ha detto di dirtelo, quindi io, ambasciatore, non porta perfetto. È un grande realizzatore di mojiti, quindi ti assicuro che è molto bravo. Perfetto, va benissimo. Mi dicono che tu sia un gaudente, quindi mi sembra che ti potrai trovare bene. Va benissimo, va benissimo. In bocca al lupo a te e ai tuoi compagni. Grazie Andrea. Buona serata. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie, grazie. Ciao. Allora, abbiamo diciamo, evaso con fortuna la pratica di tassinari. Vedere delle persone sorridenti, d'accordo, ha vinto, però delle persone sorridenti fa sempre, diciamo, è una persona meglio. Così, perché sì. Il talento che mette sul campo poi rispecchia anche la sua personalità. Ci fa piacere veramente trovarlo. Allora, in presentazione del prossimo ospite, che la regia ci dirà quando è pronto. È pronto? Allora, benissimo. Allora noi diamo il ben trovato al famoso Cincia, che dovrebbe essere pronto e ci porta, in questo caso, dopo una carriera brillantissima, con anche un bel po' di presenza in maglia azzurra. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera e piacere di averti come ospite. Grazie a voi dell'invito. Abbiamo ascoltato un po' Tassinari prima, parlare di Udine è abbastanza normale. Abbiamo avuto Coach Bonicioli martedì scorso, che ci ha raccontato della sua squadra, poi gli è capitato un caso, una serie di casi anche di Covid, chiaramente Cento ha fatto benissimo. Però diciamo, le rotazioni di Udine erano un po' sacrificate, ovviamente, nel match contro Cento. Forlì sta facendo un campionato al momento senza macchia e senza paura. Ci racconti quali sono i punti di forza, poi andremo a vedere anche quello che è emerso dall'ultimo match con Francesco. Ci racconti il perché della scelta e quali sono i punti di forza della squadra e dove eventualmente può migliorare. Allora, innanzitutto ho scelto Forlì prima perché avevo lavorato con Antimo Martino alla Fortitudo, è vero. Comunque un allenatore che già conoscevo, sapevo come preparava le partite, con un allenatore preparato, emergente, dunque è uno dei motivi è l'allenatore. L'altro, Forlì aveva ambizioni, ha da anni ambizioni, è una società giovane, è nata nel 2015, che però ogni anno cerca di migliorarsi e di aggiungere, insomma, qualcosa stagione dopo stagione. Quindi negli anni hanno obiettivi alti, mi è piaciuto molto il progetto che hanno costruito per far sì che negli anni crescano, e quindi ho sposato subito questo progetto ambizioso, insomma, di cercare di fare un campionato di vertice in cui negli anni, ecco, magari se c'è l'opportunità di fare anche la promozione, ecco, intanto di salire di livello quest'anno, certo. Di fare sempre meglio dei precedenti. Quindi questi due motivi sicuramente sono i principali. Poi ovviamente io, guarda caso, avevo iniziato proprio la mia carriera da professionista a Forlì in un'altra società, però comunque è una piazza che conosco per la tradizione, per il calore della gente. Avevo vinto la Coppa Italia in Serie B, mi ero trovato benissimo, il primo anno 19 anni fuori casa, quindi ritorno dopo aver maturato e aver fatto carriera in giro, e ancora però ho voglia di giocare, ho entusiasmo, mi piace, ecco, lottare anche per qualcosa, con obiettivi, e Forlì era la piazza giusta, ecco perché poi ho sposato Forlì come... Senti, prima di guardare le cifre dell'ultimo match vinto, ti volevo chiedere se per caso avesse bussato la Fortitudo, se l'avresti ascoltata. Sì, alla Fortitudo non è un mistero che ho fatto 3 anni della mia carriera lì, in una città che amo follemente, dove mi sono trovato benissimo a 360 gradi. Nel senso, nella vita di tutti i giorni, con la gente, vabbè, il palazzetto è qualcosa di indescrivibile, il tifo,
è uno dei palazzetti in cui ho perso di più la mia carriera, quindi il fatto insomma di poter riabbracciare, di giocare per i tifosi, lì era qualcosa che avevo come obiettivo. È arrivato nella parte di carriera più tarda e sicuramente, ecco, è stata una delle esperienze più importanti. Purtroppo non c'è stata possibilità di un ritorno, perché sappiamo tutti, no, le vicende che ci sono state, i debiti, i problemi, non si sapeva manco se faceva la squadra, sinceramente non c'è stata proprio l'occasione. Ho ricevuto tanti messaggi, anzi colgo l'opportunità per ringraziare tutti i tifosi che mi hanno scritto per l'imbocca al lupo del proseguo della carriera, però ecco, non c'è stata la possibilità. Poi è arrivato Forlì, sinceramente, poi è arrivata con questo progetto sicuro, ovviamente, perché di questi tempi bisogna un po' fare attenzione, e ho accettato Forlì, però ecco, per me resteranno 3 anni importantissimi nella mia carriera come giocatore e anche sul piano umano. Segnalo che Antimo Martino è primo in doppia veste, e nella veste di coach con l'Uniero Forlì e nella veste di tifoso come grande tifoso partenopeo di calcio. Mi sembra che sia un grande tifoso del Napoli, siccome qui siamo più o meno in un contesto, specialmente dal punto di vista dei tecnici, di questo tipo, voglio rafforzare l'immagine di Antimo rispetto anche alla nostra regia. Fra l'altro, se lo saluti, tocca a Francesco. Tocca a Francesco elencare le cifre. Che riportiamo i dati dell'ultima partita, vinta contro Chieti in trasferta 59-70. Io come primo step ho messo punti ben distribuiti, perché effettivamente è così. Benvenuti 5 punti, Cinciarini 6 punti, 9 per Adrian, 10 per Raivio, 4 per Oncic, 6 per Penna, 4 per Gazzotti, 4 per Pollone, 22 per l'MVP Fabio Valentini. Questo è un aspetto importante, secondo me. Poi è logico che se guardiamo l'andamento dei quarti, 12-5, 16-24, 14-12, 17-29 nell'ultimo, questo è un altro dato importante. Poi, come abbiamo detto per Rimini Ferrara, un aspetto decisivo sono stati i rimbalzi, 41-28 per Forlì. Nel dettaglio, effettivamente, Chieti ha preso 7 rimbalzi offensivi, 21 difensivi. Per quello che riguarda invece l'Unieuro, 12 offensivi, 29 difensivi. In una partita che ha avuto un andamento strano, Forlì è stata molto brava sotto questo aspetto. Però, visto che tocca a me adesso fare le domande a Cinciarini, io voglio tornare un attimo su Antimo Martino e ti chiedo, l'hai trovato diverso Antimo Martino dalla tua prima volta in Fortitudo a questa volta a Forlì? Ma l'ho trovato sempre motivato, è un allenatore che vuole fare bene, ha voglia di fare esperienze, è molto preparato, guarda basket praticamente quasi sempre durante l'arco della giornata, quindi segue molti giocatori, molto, molto sul pezzo, ecco, molto, molto dentro, quindi è una cosa sicuramente positiva. Ha avuto allenatori nel suo percorso, perché io l'ho incontrato la prima volta a Roma quando iniziavo il mio percorso in Serie A, il primo anno. Ha avuto coach insomma importanti, a citarne uno su tutti, Represa, quindi ha imparato come insomma lavorare in un certo modo, e dunque ecco, è un allenatore molto preparato che sicuramente adesso ritornerà a far bene. Do subito la parola a Alessandro Finelli. Mi vengono in mente due curiosità. Una seria sta nel prossimo ospite, che è il commissioner arbitrale La Monica. Se hai qualcosa da chiedergli, una domanda da porgli, seppure mediata da noi in questo momento, rispetto al lavoro che fanno gli arbitri in A2 e a quello che hai conosciuto in A1. E la seconda, molto più faceta, guardavo il vostro roster che è imbottito di almeno 2 ex virtussini come Penne e Gazzotti, se corre qualche sfottò in spogliatoio. No, sinceramente di Bologna parliamo poco, siamo molto concentrati su noi stessi. Ma è giusto. Vogliamo fare, sì, non, ecco, ma non al di là della Fortitudo, ma in generale, non andiamo a vedere gli altri roster, siamo molto concentrati su noi stessi, non disperdiamo energie a guardare questo, a fare scale o classifiche, no, siamo concentrati su noi stessi, scherziamo tra di noi, ma non sul fatto Fortitudo Virtus, no, non, sinceramente, guarda, siamo un ottimo gruppo, secondo me,
quello l'inizio, questo 4 su 4 iniziale è dato, ecco, dalla forza del gruppo e dal fatto che siamo sempre almeno 4 persone in doppia cifra, abbiamo punti distribuiti, non abbiamo, abbiamo giocatori insomma con più esperienza, certo, però diciamo che non diamo punti di riferimento, e questa è la nostra forza e dovrà essere la nostra forza durante l'arco del campionato. Come citava prima il tuo collega, Valentini ha fatto 22, ma in ogni partita, se vai a vedere, c'è sempre qualcuno, sì, allora sicuramente ci sono sempre 4 in doppia cifra, poi c'è sempre qualcuno magari un po' più protagonista, però quello che a noi interessa, ecco, è il fatto di non dare punti di riferimento agli avversari, di modo che sono quelle squadre, ecco, che sono più difficili da marcare, perché non le puoi scautizzare. Siamo un bel gruppo, giriamo bene la palla, abbiamo giocatori sia di esperienza ma giovani di talento pure, e secondo me siamo sulla buona strada. Ancora non si è fatto niente, sono solo 4 partite. Beh, certo. però il messaggio alla Monica, se c'è? Il messaggio alla Monica, no, mi fa piacere di sentirla dopo tanto, gli faccio un in bocca al lupo e niente, lo ricordo sempre con affetto. Molto bene. Alessandro, vuoi chiedere qualcosa? Ciao Daniele. A Daniele. Intanto l'ultimo che siamo incontrati me ne hai fatti 40. Non so, altro che doppia cifra. Non doppia so se cifra. Ti ricordi quella serata. Erano, quanti erano? Sì. 40? 40, feci 40 lì, di cui 21 nell'ultimo quarto. Esatto, quindi... Briscola! Ed è 20 anni, ed è più di 20 anni che ci incontriamo, perché la prima volta che l'ho incontrato lui era Fabriano, era esordiente, probabilmente dopo la tua stagione a Forlì, l'anno di Drew Nicholas. Sì. Io ero con McIntyre, esatto, a Ferrara. Chiedo, secondo te, quali sono i competitor più importanti del tuo girone? Del mio girone, allora, sicuramente Udine, che negli anni fa sempre squadre per salire e quindi è sempre un po' più la squadra blasonata e più che tutti insomma quotano come la principale contender, diciamo. Il nostro girone poi è particolarmente equilibrato rispetto all'altro, secondo me, perché nell'altro ci sono, diciamo, almeno 5 squadre che secondo me hanno qualcosina di più tra le altre. Mentre nel nostro girone, secondo me, a parte ecco, Udine, che ha avuto questi problemi, ecco, un po' col Covid, un po' con gli infortuni, diciamo, il roster completo è quello che c'ha qualcosina in più rispetto alle altre, secondo me. Però per il resto io vedo almeno 5 squadre con qualità per competere ad alti livelli. La prima 100, che noi abbiamo affrontato 3 volte in prestagione, tra prestagione e Coppa, mi ha fatto un'ottima impressione, perché comunque negli anni si è migliorata, ha lo stesso sistema di gioco, lo stesso gruppo di italiani, ha pescato 2 americani, soprattutto Marx, perché Arcilo già lo si conosceva dalla 1, però soprattutto Marx, che insomma è stata una bella pescata, almeno finora gli ha dato quello che mancava un po' l'anno scorso, che non avevano l'americano con continuità. E il gruppo di italiani fa sempre insomma la differenza, il sistema di gioco è molto molto valido, quindi 100 sicuramente potrà far bene. Noi vogliamo essere lo stesso nella parte alta, abbiamo le qualità, siamo completi sia nel reparto esterni che lunghi, e poi secondo me, anche se in corsa, la Fortitudo la posso mettere nel gruppo comunque alto, diciamo, della classifica, e poi le altre, ecco, sono ancora, dico, abbiamo fatto solo 4 partite, però io ci metterei una San Severo, che mi ha fatto un'ottima impressione in Supercoppa, è una squadra da non sottovalutare assolutamente. Lo ha detto anche Matteo Bonicioli martedì, che San Severo è una buona squadra. E lui ci ha perso. Sì, sì, sì. Non bisogna fare l'errore di pensare che una società con poca tradizione o che la San Severo dell'anno scorso, perché si fa questo errore qui, diciamo, si sbaglia tutto. Ecco, poi bisogna stare attenti comunque in campi. Noi abbiamo giocato nel campo di Chieti, un campo caldissimo. Io nelle ultime 2 stagioni a Ravenna ci ho sempre perso l'ultimo minuto. E bisogna cercare di non lasciare punti in con queste squadre qua, che comunque sono sempre lì, sai, sono quelle agguerrite per cercare di salvarsi o ottenere l'ultimo pass per i playoff, quindi qualche scherzo lo possono sempre giocare. Ultima domanda da parte di Francesco Livorti. Guardiamo già oltre, la partita di domenica sarà contro Ravenna, la senti un po'? Ma guarda, è un derby, quindi
Sicuramente i derby come quello di Rimini si sentono, c'è più adrenalina e tutto. Io di derby in carriera ne ho fatti tanti. Allora, sentire, no, non ho... è una partita come le altre, anzi sono felice, ecco, di abbracciare tante persone con cui ho condiviso grandissimi momenti, grandissime stagioni, perché comunque abbiamo fatto 2 anni veramente al top, migliorandoci sempre, il primo i quarti con Tortona, che poi dopo ha fatto la promozione, il secondo anno abbiamo perso in semifinale con Cantù, che ovviamente aveva più, sinceramente aveva più roster lungo, quindi aveva più carte da sparare rispetto a noi. Quest'anno, ecco, sono capitato poi a Forlì, diciamo che abbiamo un roster un po' più lungo, magari possiamo, speriamo, incrociando le dita, di fare un po' più strada, stando in salute. Però ecco, la partita con Ravenna sicuramente è una partita importante, che i tifosi sentono tantissimo, l'ho vissuta dalla parte di Ravenna, ora la vestirò dalla parte di Forlì. Sarà sicuramente, sai, sono i derby, non bisogna vedere nell'organico, che è molto giovane, perché comunque conosco lo staff, lavora molto bene, il coach è molto bravo, è scuola mattino lo stesso, quindi molto preparate. Poi lottano sempre a Ravenna e fanno bene, hanno insomma anche il general manager bravo, sono una bella società, quindi sicuramente è una partita difficile, quello senza dubbio. Però ecco, noi siamo in casa, veniamo da 4 vittorie consecutive, il morale ovviamente è più che alto, è alle stelle, certo. Sì, morale al top, quindi cioè, ti prepari alla partita in modo tranquillo, non c'hai pressioni, niente, giochiamo in casa, sappiamo che il palazzetto insomma sarà abbastanza pieno e noi ci faremo trovare pronti, perché vogliamo continuare la cavalcata. Io che ho visto, ho l'età per aver visto Villa Romiti a Forlì, perché non c'era il Palafiera. Giocavo lì in Serie B. Io sono venuto più volte da tifoso, da giornalista, ed era veramente un fortino. È assolutamente così. Daniele, veramente grazie per la tua cortesia, la tua simpatia. Un grazie anche a Giacomo Bianchi, esatto, e a tutti gli uffici, sì, stampa delle società che ci cucciono la venuta degli ospiti. Per noi è un piacere lavorare in questo modo. E poi è già che veramente, nonostante sia giovane, penso di potermi permettere un vecchio amico. Buona serata. Grazie, Daniele. Grazie, ciao, dell'invito, un buon proseguimento, ciao coach. Ciao a tutti. Ciao a te. Jack è giovane, ha scavalati 30 anni, quindi insomma si avvicina già. È quasi un giovane, però per il mondo contemporaneo un trentenne, caro Alessandro, è ancora giovane. Assolutamente. Tu hai avuto modo di allenare a Villa Romiti, a Forlì, cioè di andare con le tue squadre al vecchio palazzo? A livello giovanile. Quello, sì, sulla strada verso Castrocaro, sì, per intenderci, no? Verso Terra del Sole. Conosco abbastanza bene quelle zone. Adesso dovremmo fare un salto a chiacchierare di arbitraggio a un certo livello e la regia mi deve indicare se ci siamo. Molto bene. Luigi La Monica, che io personalmente non conoscevo, è stata una lietissima sorpresa in un incontro in Piazza Zola, grazie a un comune amico che si chiama Storia Legnani e che me lo ha presentato. Dopodiché abbiamo fatto, io forse più di lui, un po' di cinema in piazza, lui ha fatto la persona seria qual è, ed eccolo qua pronto, il commissioner arbitrale, a chiacchierare con la redazione di Basket On Air. Buonasera intanto, Luigi. Buonasera a lei e anche al coach Finelli. Ciao. Molto Luigi. Bene. Allora, senta, ne parlavo con Alessandro prima di scendere qui in studio, leggevo del titolo del suo libro, non ho letto il libro. Però il titolo mi piace molto, perché io credo che nei titoli si racchiuda anche la personalità di chi scrive cose o disegna trasmissioni. Decidere è una bella cosa, anche perché in fondo è il mestiere dell'arbitro, dal primo minuto al 40esimo a pallacanestro, più supplementari, o al 90esimo a calcio, al quinto set per la pallavolo. Che cosa significa per lei decidere? Qual è il momento più difficile della decisione? Ma il momento più difficile è il momento in cui dobbiamo far conoscere agli altri qual è la nostra decisione. Okay. Molte volte si pensa che un arbitro decida solo quando butta un fischio, mette il fiato dentro al fischietto. E invece la cosa che molti non conoscono è il fatto che noi
prendiamo talmente tante decisioni in una partita che quelle fischiate sono la minima parte. Certo. Quello è il difficile, cioè nel senso in uno sport come la pallacanestro dove ci sono contatti ormai ogni 5 secondi dove dobbiamo decidere se un giocatore nell'iniziare un palleggio solleva il piede perno prima di lasciare la palla. Noi da una statistica fatta alcuni anni fa da un grandissimo dirigente della FIBA, Lubo Venkotreba, un arbitro decide tra le 1800, 900, 1000 volte a partita. Quindi capisce bene che noi passiamo la nostra vita a decidere sul campo. Secondo me quel titolo è un titolo molto, molto azzeccato per un libro di un arbitro di pallacanestro. Che cosa l'ha convinta a fare l'arbitro da ragazzo? Ha sentito la domanda? Ma come tutte le tante cose nella vita di tutti è stato un caso. È stato un caso. Mio padre era un dirigente di una società di Pescara. Io avevo, credo, 13-14 anni, ero proprio un bambino. Organizzarono un torneo giovanile e si dimenticarono di chiedere gli arbitri in federazione. Logicamente, mio padre era vicepresidente, si rivolse a me e disse: "Questo è il fischietto, adesso devi Vai. arbitrare." Quanti Non mi insulti ha ricordo neanche, preso? cioè, se in quella partita forse nessuno. Ah, In quella partita forse ok, nessuno, nella vita, nella carriera, tanti. bene. Sì, certo, mi Il riferivo secondo per... giorno del torneo venne un dirigente, un ex arbitro di livello di Serie B, Rudy Tinarelli, che vedendomi arbitrare mi chiese: "Scusa, ma hai ben arbitrato?" Disse: "No, questa è la prima volta che arbitro." Ho detto: "Perché non vieni a fare il corso? Inizia tra una quindicina di giorni." E da lì è partito tutto. Se lei mi dovesse indicare in questo momento le tre tematiche tecniche più complesse da decidere in partita, e se c'è una casistica che indica che una cosa sia più difficile da fischiare che un'altra, quale indicherebbe eventualmente? Ma sicuramente la decisione tra un blocco e uno sfondo, per dirle. Ok. Ci sono talmente tante cose da valutare che rende la decisione una decisione da prendere in una frazione di secondo, e quindi è molto difficile poi prendere quella giusta. La seconda che mi viene in mente, oggi come oggi, è l'interferenza a canestro, perché ci sono Ok. dei giocatori che atleticamente sono dotati Esplosivissimi, certo. di esplosivi, velocissimi. Alcuni di loro riescono ad arrivare su tutti i palloni anche quando meno te l'aspetti, e questo è un aspetto molto, molto per noi da giudicare molto difficile. Il terzo è il semicerchio che è stato inserito alcuni anni fa nel regolamento, soprattutto l'applicazione della regola, diciamo in stile americano, con questa possibilità del difensore in Italia di non ricevere il contatto e di non saltare, mentre per esempio la regola è un po' diversa, è un po' stile NBA, quindi in Eurolega in ogni caso se il difensore non salta verticalmente viene fischiato un fallo della difesa, mentre con regolamento FIBA non viene fischiato un fallo in attacco. Sembra una cosa molto semplice, e invece poi la differenza, soprattutto per quegli arbitri che sono costretti la domenica ad arbitrare con un'interpretazione, il mercoledì o il giovedì o il venerdì con un'altra, rende la scelta abbastanza difficile. Volevo lasciare il microfono anche ai miei colleghi, ovviamente per non monopolizzare la chiacchierata, ma le volevo chiedere, visto che ci è andato vicino come tema, se anche nel basket, come capita per esempio nel calcio, si parla di differenza di metro arbitrale fra l'Europa e l'Italia, e se l'Europa viene giudicato un elemento a cui uniformarsi, perché nel calcio è così dal punto di vista arbitrale, dovrebbe essere così per essere più precisi. Nel basket com'è? Nel basket, il basket europeo è un basket molto fisico, questo penso che sia
Sì, sì, è evidente, guardando le partite, tutti. Certo. È evidente, ed è evidente perché il livello dei giocatori, sia fisico che tecnico, è di altissimo livello. Ci sono squadre in Eurolega, ma ci sono squadre anche squadre nazionali che logicamente sono sempre l'espressione massima di un movimento sportivo, che hanno 12, 13, 14 giocatori che probabilmente giocherebbero in quintetto in quasi tutte le squadre nazionali. Quindi è chiaro che essendo sempre più grandi e sempre più veloci, anche per noi arbitri arriva un punto in cui bisogna fare una scelta, nel senso i tifosi vengono al palazzo per vedere giocare i migliori giocatori e non per fischiare gli arbitri 70 falli a partita. Quindi è chiaro che quando si scontrano due corpi di 2 metri e 5 che pesano 130 kg, che lo sanno, oltretutto lo sanno fare, perché logicamente usano la loro forza fisica, il loro corpo in modo regolare, perché il discorso viene fuori dai famosi cilindri. Certo. Logico che il gioco diventa molto molto fisico, ed è lì la bravura dell'arbitro, perché nonostante tutto dobbiamo tenere un criterio sempre, diciamo, omogeneo nell'arco della stessa partita. Poi bisognerebbe farlo anche nell'arco di tutte le partite del campionato, della Lega, però questa sappiamo benissimo che è utopia. Sarebbe penso più che sufficiente avere lo stesso criterio nell'arco della stessa partita. È logico che dobbiamo, con giocatori così grandi e con roster così lunghi, dobbiamo cercare di porre il livello delle nostre chiamate un pochino più in alto, e questo vuol dire che il gioco è molto più fisico. In Europa vengono concessi dei contatti molto più duri, mentre per esempio nei campionati nazionali si fischiano forse dei falli che solitamente non vengono fischiati in Europa. Okay. Alessandro? Ciao Luigi, intanto ciao coach. È bello che porti il tuo carisma, la tua esperienza, la tua leadership nel far crescere il settore, esatto, arbitrale. Chiedo a te due cose. Se secondo te quanto sia importante aumentare e migliorare la comunicazione con gli allenatori, cioè l'interscambio, le occasioni di confronto, perché poi alla fine il motore dello sport sono le persone che vanno in campo, e allenatori e arbitri sono i primi protagonisti. E poi se è possibile, questo, farci qualche nome dei giovani talenti emergenti, tra chi raccoglierà il testimone tuo di dei lanzarini, diciamo i nuovi 25enni, 30enni, se c'è qualche uno, due nomi tra gli emergenti, in modo da farli conoscere al grande pubblico. Partiamo dalla prima domanda. La prima domanda secondo me è fondamentale, nel senso noi dobbiamo per forza rivolgerci al mondo degli allenatori, perché voi siete professionisti a tutto tondo, cioè voi lavorate per la pallacanestro 24 ore al giorno, tutte le settimane, 12 mesi l'anno, per voi non esistono vacanze, non esistono tregue, studiate come noi e forse meglio di noi le regole, le conoscete, le sfruttate per avere dei vantaggi. E questo provoca in chi è dedicato a fare, ad applicare le regole, soprattutto a studiarle e a farle, regole a cambiare continuamente, perché voi allenatori andate con il bisturi, vi posizionate tutto, cercate sempre di trovare un vantaggio nelle regole. Ma soprattutto io credo sia di fondamentale importanza quello che dici tu, il fatto della comunicazione, dell'interscambio, delle idee, di sapere come voi allenate i giocatori, perché lo fate, perché da queste cose noi poi possiamo trovare degli spunti per insegnare ai nostri giovani, soprattutto
anche i nostri arbitri di Serie A, perché questo è chiaro che noi non smettiamo mai di imparare, perché le tattiche vengono migliorate, non dico tutte le settimane, però è chiaro che soprattutto in Europa il peso specifico degli allenatori sul gioco è molto impattante. Sappiamo benissimo che ci sono delle scuole che sono state di grandissimo livello, la scuola la ex Jugoslavia, ma adesso possiamo dire che anche la scuola italiana di allenatori ne abbiamo Certo. esportati parecchi, che sono diventati veramente, sono arrivati al top dei top nelle competizioni internazionali. Dobbiamo cercare di avere questo scambio più frequente soprattutto noi arbitri, per imparare moltissimo dalla scienza degli allenatori. È chiaro che per tanto tempo noi siamo stati quelli che pensavamo di avere il sacro graal della conoscenza delle regole, ma non è così. Le regole poi vanno sempre applicate, bisogna interpretarle molte volte, bisogna spiegare queste interpretazioni, perché ormai il libro delle interpretazioni è diventato più grande del libro delle regole. E questo molte volte capita perché ci sono degli allenatori che si inventano delle accortezze che ci mettono in difficoltà. Ma soprattutto io credo a livello personale, cioè quando un allenatore e un arbitro si incontrano al di fuori del campo, possono creare quel rapporto di fiducia che poi anche nel campo può aiutare moltissimo noi arbitri. Io sono sicuro che ci sono degli allenatori che in campo hanno un comportamento e poi fuori del campo sono delle persone amabilissime. Ma questo è capitato nella mia carriera, è capitato tantissime volte. E mi ha aiutato conoscerli, parlarci, vedere le loro clinic, perché poi quando gli allenatori vedono che sei un arbitro che si interessa al gioco, che si interessa al lavoro degli allenatori, qualche volta ti concedono anche qualche errore più in campo, e Certo, forse certo. capiscono che nonostante il nostro sforzo, gli errori purtroppo capiteranno sempre. Da parte nostra non avremo mai una partita arbitrata senza un errore, quindi secondo me è di fondamentale importanza. Io ho già parlato con il CNA, vogliamo che ci siano queste lezioni congiunte tra allenatori ed arbitri, vorrei che gli allenatori facessero degli allenamenti con degli arbitri, spiegandogli perché viene fatto un determinato movimento, perché lo insegnano in quel modo, cosa si aspettano dai loro giocatori, cosa si aspettano da noi arbitri, quali sono i fischi che loro possono accettare, qualcuno che invece non possono accettare perché, per esempio, faccio un esempio, adesso sta tornando di moda la richiesta dei 3 secondi, perché per tanto tempo noi arbitri abbiamo quasi dato il segnale che è una regola che noi non controlliamo più. E invece stiamo vedendo che adesso c'è bisogno di tornare a fischiare i 3 secondi, perché il vantaggio si crea per la squadra in attacco è un vantaggio grandissimo. E Certo. abbiamo bisogno che gli allenatori lo spieghino ai nostri giovani arbitri, perché Corretto, a questa è una proposito di cosa giovani penso che arbitri, sia importante. ecco, ci dai il nome di due rookie? Poi faccio fare una domanda a Francesco e poi la salutiamo. Guarda, mi metti in difficoltà, perché ce ne sono diversi, però mi piacerebbe segnalare, per esempio, il nome di Attard, che è un arbitro che ha già iniziato a fare una importante carriera internazionale. Quest'anno ha arbitrato gli europei in un modo, secondo me, veramente di alto livello. Però ci sono dei giovani che vanno curati, qualche volta vanno coccolati, qualche volta vanno un pochino bastonati, ma ce ne sono diversi. Però adesso farmi dei nomi mi mette in Va difficoltà. bene, ma io andavo poi dietro alla domanda che ha fatto Alessandro. Francesco. Due domande velocissime. La prima, ricordo più bello che ha da arbitro, la seconda forse un po' più da giornalista. Cosa ne pensa delle critiche, che sono arrivate agli arbitri per la scorsa finale scudetto Virtus Milano? Infatti volevo chiedere da bolognese perché gli arbitri c'erano tanto con la Virtus. Sto ovviamente Era una scherzando, battuta. Francesco. No,
Allora, il ricordo più bello è senza dubbio è la partecipazione alle Olimpiadi. Io penso Certo. che anche per un arbitro arrivare alle Olimpiadi e per uno sportivo in generale penso che sia la soddisfazione più grande della carriera. Io ho avuto la fortuna di farne due, quindi penso che 2008 e 2012, giusto? 2008 e 2012, sì, io penso che il ricordo della cerimonia di apertura e di chiusura di Pechino saranno per sempre i due momenti più importanti della mia carriera. Poi, se mi dici le partite, è logico che la famosa finale del 98 è una di quelle Ma partite che infatti io volevo chiedere una mi cosa, ma rimane. Zancanelli aveva ragione o aveva torto? Attenzione! Secondo me aveva ragione, nel senso, Da virtusino sono dal contento. suo punto di vista, dal suo punto di vista, da dove era messo lui, era fallo. Poi quello che vediamo dopo, logicamente, non abbiamo gli occhi da tutte le parti, quindi è una questione di angoli, è una questione di... La cosa che io porto sempre con me di quella partita è il fatto che su quel fischio non c'è stata una protesta. È Nessuno vero, protestò, è eppure vero, è vero. Sì. poteva essere nessuno, ma neanche oggi, che forse sono passati tutti questi anni, nessuno mai ha detto qualcosa su quel. Anzi, se c'è qualche critica è su Wilkins che provò a marcare Danilovic con diciamo, con quell'azione, con quel gesto un po', diciamo, pigro, no? Ma nessuno mai ha protestato su quel fischio Milano-Bologna, ultima, lì. una roba rapida, un titolo. Ma Milano-Bologna è per fortuna che sono tornate Milano e Per Bologna, nel fortuna che è senso finita. che per no, no, per fortuna che è finita, no, io spero che continui questa rivalità perché vuol dire che sono due squadre che sono ad altissimo livello. Dopo tantissimi anni siamo tornati ad avere due squadre nell'Olega e penso che questa Certo. cosa debba far piacere a tutto il movimento. Quindi, poi le critiche ci sono, ma fa parte del gioco. Io penso che anche per mettere pressione a noi arbitri, ma per dare un pungolo ai propri giocatori, credo che sia una cosa normale, fa parte del gioco. Quindi penso che fino a quando rimangono, diciamo, e non provocano delle reazioni un po' esagitate da parte dei tifosi che parlino sui giornali, per noi non ci sono problemi. Luigi, è stato per noi un carattere interessantissimo, non scherzo, è veramente, me la immaginavo interessante, è venuto fuori più interessante di quello che io mi immaginassi, mi ha fatto e ci ha fatto veramente piacere, noi adesso dobbiamo andare in pausa e salutarla, prima della fine dell'anno se possiamo la ridistribuiamo, Magari con Nicola Rizzoli in studio, così Assolutamente, facciamo una bella puntata assolutamente, il completa. giro dei disegnatori. Grazie, buona serata Luigi La Monica, il commissario Grazie a arbitrale. voi, un saluto a tutti, grazie, Ciao grazie, Luigi. buonasera. Davvero, pausa regia e poi gli ultimi due collegamenti. Ciao Alessandro, ciao, Ciao. ciao. Eccoci, stanno arrivando, scusate. Sulle colline riminesi, immersi nel verde, Osteria Il Quartino, tutti i sapori di Romagna. Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022. La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina. Se non sei il tipo a cui piace dare una mano,
Se fare spazio agli altri non ti interessa e il loro comfort non conta granché per te, o aiutare gli altri non ti viene naturale, diciamocelo pure, quest'auto non fa per te. Nuovo SUV Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in, generoso come te, scoprilo nei nostri showroom. R più di Ruggeri, concessionaria Citroen, via Nuova Circonvallazione 28, Rimini. Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni. Da quest'anno, ampio giardino dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione realizzata con farine bio e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 0541 386470. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%. Pizzeria Prima o Poi, impasti sorprendenti per un gusto biologico. Residenza per anziani Qui si sana Rimini, situata in piena Marina Centro di Rimini a soli 100 metri dal mare, risponde alle più diverse esigenze per anziani autosufficienti e non. L'assistenza sanitaria e fisioterapica è garantita dal medico di struttura e da un'equipe specializzata. Un ambiente accogliente dove la professionalità del personale si sposa con la cura dell'anziano. Cucina particolarmente curata e attività ricreative. Confortevoli camere singole o doppie con aria climatizzata e TV. La struttura può ospitare per ricoveri di breve o lunga durata, facilmente raggiungibile in automobile e con mezzi pubblici. Residenza per anziani Qui si sana Rimini, la risposta giusta a tutte le esigenze degli anziani. Sono pronti, erano pronti da un po', io devo porgere intanto a loro delle piccole scuse, ma non so se ci hanno seguito nella chiacchierata col commissario arbitrale Luigi Lamonica, che è venuto fuori veramente bene. Vi abbiamo rubato, ragazzi, 2 minuti e di questo vi chiediamo scusa. Danilo, Maurizio, battete un colpo se ci siete già? Pronto, pronto? Io ci sono. Chi è Maurizio? Sono Maurizio, sì sì. Ciao, ciao. Maurizio Tassone, Club Basket Ferrara. E in arrivo credo anche Danilo Petrovic, ora sì, Ravenna, eccolo qua. Buonasera Danilo. È frizzato. No, allora andiamo con Maurizio intanto. Maurizio, senti, che tipo di momento state vivendo? Intanto una cosa che apprezzo e apprezziamo moltissimo. Sì, adesso presento anche Petrovic, ma intanto completo la domanda a Maurizio. Il metterci la faccia, anche se le cose fino adesso sono andate magari come in parte si poteva anche aspettare, certamente non bene, però il fatto di essere qui è già una gran cosa, credimi, noi lo apprezziamo molto. Prego. Grazie a voi. Ma guarda, in realtà ho ascoltato tutta la puntata, anche noi come Rimini abbiamo avuto un inizio di campionato comunque non semplice, perché effettivamente giocare la prima in casa con Udine e andare a Pistoia, che è uno dei campi probabilmente più caldi della Lega 2, sì. E stare con la trasferta poi di Rimini, che a parer mio, tra l'altro, complimenti veramente all'atmosfera che c'è a Rimini, perché è qualcosa di veramente. Il pubblico ci crede moltissimo. Sì, sì, assolutamente. Anche da avversario, devo fare veramente i complimenti, perché è un palazzetto, al di là dell'essere corretto, ma è un palazzetto caldo che, a cui fa piacere giocare anche da avversario, devo essere onesto. Quindi. Il calendario sicuramente non ci ha dato una grossa mano, siamo stati bravi a vincere con Chieti in casa, la terza, che eravamo tra virgolette spalle al muro, un po' come lo era Rimini nei nostri confronti sabato scorso, e in realtà siamo sereni perché sapevamo che sarebbe stato un campionato per noi difficile, 9 decimi di questa squadra è del tutto nuova, tranne Luca Campani, che oltretutto non ha giocato la partita di Rimini, e questo si è anche visto e si è sentito, e siamo una squadra che è in under construction da tutti i punti di vista, quindi è vero che siamo 1-4, è anche vero che tutto sommato lavoriamo con la serenità giusta per provare a mettere a posto quelle piccole cose che in questo momento ci mancano. Apprezzabile anche la pacatezza di analisi, assolutamente, ci fa veramente molto piacere. Torniamo da Danilo Petrovic, che è una situazione di classifica migliore sicuramente, e nel momento in cui, dato Danilo c'è, è tornato? Eccoci, ci senti ora? Sì. Ciao, ciao, ciao Danilo, sì, sì, ci sento. Eccoci qua. Allora, parola un attimo a Francesco Livorti per indicare
Ravenna, vero? Sì, sì, assolutamente. Ravenna che trova la prima vittoria in questo campionato contro Nardò, 82-79. Io con i classici tre punti ho cercato un attimo di inquadrare la situazione di questa partita. Beh, certo, Petrovic ha fatto la differenza con 19 punti, ma se guardiamo le statistiche, Musso ne ha realizzati 30, quindi è assolutamente un fattore di questa sfida che ha dato il via anche a una partita punto a punto. Per Ravenna 7 palle perse, per Nardò 13, altro aspetto decisivo ai fini del risultato finale. Ravenna perde però lotta al rimbalzo, 30-43 per Nardò, questo deve essere invece un punto dal quale ripartire. Se noi analizziamo in ogni caso i dati, prima gioia diciamo in campionato, Musso abbiamo detto 30 punti, Petrovic 19, Bonaccini 13, Anthony 10, da 2 50%, 20 su 40, da 3 9 su 25, 36%, ai liberi 79%, 15 su 19, nei rimbalzi che abbiamo già parlato, 5 offensivi, 25 difensivi. Dall'altra parte Nardò comunque ha avuto la possibilità di contare soprattutto su 4 giocatori, Borra non è ancora al 100%, Poletti 16 punti, Stojanovic 10 punti, Parravicini 14 punti e Ceron, l'ex Virtus, 21. Però noi se andiamo a analizzare diciamo questo campionato di Ravenna, la scorsa volta avevamo avuto il vostro assistente allenatore, che tipo di campionato è? Abbiamo visto e capito, conoscendo proprio il vostro vice allenatore, le difficoltà iniziali di questo campionato estive soprattutto. Cosa vi aspettate? Se è un campionato di sofferenza o comunque c'è tanta speranza anche per arrivare a metà classifica e scongiurare ogni fatto? Ma sicuramente questo anno sarà un anno diciamo diverso, perché l'anno scorso Ravenna ha fatto veramente un campionato incredibile arrivando a semifinale. Questo anno credo che il nostro obiettivo principale dovrebbe essere la salvezza e che dobbiamo andare verso questa direzione. E poi se si riesce a ottenere qualcosa di più non ti so dire, però sicuramente l'obiettivo principale ecco, dovrebbe essere questo. Do la parola volentieri anche ad Alessandro, conosci i due ragazzi? Certo, ciao ragazzi, io credo che appunto ha detto bene Danilo, l'obiettivo sia di Ferrara che di Ravenna è la salvezza, quindi avere chiaro l'obiettivo fa sì che ci sia anche la giusta aspettativa, che non si crei frustrazione, se è chiaro per tutti che sarà un campionato comunque dove ci sarà da soffrire. Certo. È una stagione con 5 retrocessioni in A2. Nel girone di Ravenna e di Ferrara solo chi arriva nelle prime 9 eviterà diciamo il play out, dal 10° al 14° posto invece si giocherà poi un girone finale unendosi all'altro girone che decreterà le 5 retrocessioni, quindi io credo proprio che ci sarà da soffrire. Entrambe le squadre giocano con molto cuore. E complimenti a Danilo Petrovic, perché direi che nel suo ruolo, io lo seguo già da qualche anno, nel ruolo di ala forte con tiro da 3 punti è il migliore della sua generazione, che sta giocando in questo momento in A2 e dietro diciamo agli espertoni come possono essere Antonutti, Baldi Rossi. Danilo è un giocatore che può utilizzare questa chance con Ravenna per giocare da protagonista realmente, come già fatto 2 anni fa a 100. E anche Tassone penso possa avere una grande opportunità quest'anno, perché in una squadra operaia come Ferrara, con il suo tiro da 3 punti uscendo dalla panchina può veramente aiutare Ferrara a raggiungere l'obiettivo. E volevo sapere da entrambi, secondo voi chi sono le squadre che lotteranno per la salvezza in questo girone? Prima Daniele e poi Maurizio. Comunque, prima di tutto, grazie davvero per i complimenti. Ecco, per me è davvero onore ricevere complimenti da te. Allora, il nostro girone è cosa che abbiamo detto che sta lotta, dovrebbe essere insomma, la squadra che per la salvezza. Sicuramente io vedo Ferrara, Chiusi, la stessa Nardò, Cividale che magari in questo momento sta un pochino più in classifica, però secondo me durante il campionato vediamo arrivano, ecco. Però ecco,
queste squadre qua, secondo me. Secondo Maurizio? Ma sì, aggiungerei forse che veniva detto Chieti, che potrebbe essere in questa fascia qui. Sicuramente noi, Ravenna, Nardò, Cividale. È vero che Chieti ribolle come... di tifo, come ha detto il Cinzia poco fa. Esatto. E poi la realtà dei fatti è che, come dice anche il coach, è un campionato molto livellato e... in realtà essere dalla nona alla decima poi è veramente piccolo il gap, però è tanta poi la differenza del post-season dall'essere da noni a decimi, perché cambia, rivoluziona totalmente tutto il programma, quelle che sono le idee e quello per cui si è costruito la squadra. Quindi massima attenzione su tutto, su ogni domenica, perché ogni due punti saranno ancora di più importanti in questo girone qua. Qualcosa, diciamo, prima di salutarci, ragazzi, che vi viene in mente, che volete dire, magari un piccolo appello al vostro popolo, diciamo, che vi segua ancora più calorosamente di quanto non fa. Comincia tu, Maurizio, se vuoi. Ma noi abbiamo adesso tra 4-5 giorni il derby con 100, e esatto, quindi sì. Mi sembra... Con loro che arrivano da strafavoriti. Arrivano da strafavoriti, arrivano in una situazione di classifica perfetta. Arriveranno in tantissimi. Tu stai pensando, è il momento ideale perché caschino in un tranello. È il momento ideale per fare un piccolo scherzo, sicuramente. Anche perché verranno in 450, biglietti sono già esplosi, da quel che ho capito, per 100, quindi ne metteranno altri. Noi, quello che chiedo io alla città Ferrara è quello di starci vicino. Lo so che la città di Ferrara è una città abituata anche al grande basket. Probabilmente hanno un pochino di sofferenza, però sicuramente i ragazzi, i miei compagni, tutti quanti siamo concentrati al 100% per dare il massimo, perché siamo orgogliosi di portare questa maglia addosso e sappiamo che la città è una città che vive di pallacanestro come molte città in Emilia Romagna, e ci auguriamo che, ecco, in risposta al tifo di 100 ci possa essere il nostro tifo casalingo e noi proveremo a fare un colpo che non sarà facile, ma proveremo. Intanto il discorso è sicuramente serio e hai fatto ottima figura a farlo. Per Danilo invece, derby anche per voi? Derby anche per noi, vero? Ma sì, sicuramente anch'io a salutare i nostri tifosi e la gente che viene a Palazzetto, che ci sostiene. Io mi ricordo sempre una cosa che un po' mi stupito, ecco, dopo la prima di campionato, diciamo, dopo la prima partita che abbiamo perso contro Pistoia a casa, anche bruttamente, abbiamo perso di 25 punti. Il nostro tifo è stato lì a fare degli applausi, mentre invece io ho giocato anche nelle altre piazze dove gli applausi dopo una brutta prestazione non si vedono. Fanno quindi fatica, sì. Fanno differenze, sono davvero contento e orgoglioso, ecco, dei nostri tifosi, e anche ultima partita sono venuti un numero veramente grande, quindi è una cosa che si sente da per noi giocatori, ecco, quindi per salutarli e per chiamarli a Forlì, ecco. Ottimo, ragazzi, in bocca al lupo veramente, di cuore. Grazie mille della presenza, ci vediamo con voi certamente almeno un'altra volta prima della fine dell'anno. Grazie Danilo e grazie Maurizio. Grazie a voi. Buona serata. Due minuti per chiudere le chiacchiere con Coach Finelli. Allora, io ho visto che se uno apre la tua pagina di Wikipedia c'è una bella parte dedicata a life skills, che è una cosa che tu hai... Ma life skills sono semplicemente stato uno dei promotori, okay. come genitori sono delle competenze per la vita che dovrebbero essere insegnate ai ragazzi e agli adolescenti, adesso vengono insegnate anche nel business. Sono varie competenze trasversali che l'Organizzazione Mondiale della Sanità 30 anni fa stabilì che erano decisive per la salute, per il benessere delle persone. E semplicemente attraverso amici, professionisti, psicologi abbiamo attivato questo portale che ha diffuso le life skills attraverso corsi per adolescenti e adesso anche nel business, ecco, tutto qui.
Beh, ci farà piacere eventualmente restare in contatto con questa realtà. Hai qualche progetto cestistico, diciamo, che ti piacerebbe affrontare? Ma sai, non dipendono da me, noi allenatori senza panchina dipendiamo dalle società che possono offrirti un lavoro, quindi niente di questo è sotto il nostro controllo, sotto il mio controllo, semplicemente quello che ho la passione di fare. Questa stagione, se allenerò, sarà la mia 40ª stagione da allenatore. Ho 55 anni, ma alleno da quando ne ho 16. E quindi la cosa che mi piace è che mi diverto ad aggiornarmi, ad andare a vedere allenamenti, partite, con la stessa gioia e la stessa passione che avevo a 20 anni. Questo credo che sia la cosa più bella, perché è una passione che diventa lavoro, no? E allenare per me, appunto, è stato un hobby, una passione, è diventata professione. E la cosa bella è mantenere la stessa energia, la stessa motivazione, e poi quel che succederà succederà, non dipende da me. Il ricordo più forte che hai della tua storia fortitudine, il ricordo più forte che hai della tua storia virtuosina, visto che tu hai appartenuto a entrambi gli schieramenti, diciamo? Beh, quella fortitudine, al di là del bellissimo periodo del settore giovanile, che è stato quello formativo per me, i playoff giocati in dilettanti, quando vincemmo il campionato contro Forlì, vincendo gara 5 col canestro di Malaventura, quella serata lì è stata indimenticabile, quella stagione è volata via, perché proprio mi divertivo. E con la Virtus, onestamente, la prima stagione, quella di Poeta, Koponen, chiusa magari non positivamente ai playoff, però fu un playoff contro Sassari e fu un quinto posto in stagione regolare. È stata comunque una stagione vissuta, diciamo, non semplice per me, perché da fortitudino senza un curriculum intrigante allenare la Virtus non è mai facile. Però avevi comunque dei precedenti illustri. Sì, però è stata un'esperienza di professionale di altissimo livello, ho imparato tanto e è rimasta anche dal mio punto di vista una stagione, la mia prima, positiva, proprio perché anche la qualità della pallacanestro dei vari Poeta, Koponen, Sanichidze ha scaldato i cuori della Unipol Arena. Quando giocavamo in casa, facendo anche scalpi illustri come per esempio un 2-0 contro Siena, vincemmo in casa e vincemmo anche fuori, quindi quello è stato sicuramente tante piccole perle positive, purtroppo terminate col 3-0 a favore di Sassari nei playoff, con l'amaro in bocca della tripla di Vanuzza all'ultimo secondo. Qualcosa da chiudere per Francesco? Velocemente ricordiamo gli appuntamenti delle squadre emiliano-romagnole, certo. Siamo proprio al fotofinish, sabato alle 18 Sassari Virtus, alle 20 Cividale Fortitudo, domenica invece Rimini Udine alle 18. Cividale Fortitudo è un altro derby, perché c'è Pilla che è lei, quindi esattamente, è un po' un derby. Ne parliamo poi la prossima volta, sì. Anche Forlì Ravenna, Ferrara 100, alle 19 invece chiude, diciamo, questo lotto di partite, Reggio Emilia Brindisi. Una piccola nota, diciamo che giovedì alle 20.45 la Virtus scenderà in campo contro Real Madrid, dovrebbe recuperare Toko Shengelia, Scariolo un po' preoccupato per due posizioni. Sbaglio o si gioca a Madrid? Gioca a Madrid, e poi sabato sera si gioca a Sassari dopo, esatto, neanche 48 ore. La prossima invece in Eurolega sarà venerdì prossimo, ovviamente, con l'ASVEL. Ma dicevamo, Shengelia dovrebbe tornare esordendo così per la prima volta in questa stagione con il collo bianconero dopo l'infortunio alla spalla. Da valutare due posizioni: Hackett, reduce dell'influenza, e Cordinier, che ha subito una lieve distorsione alla caviglia destra. Quindi Scarlo un attimo dovrà cercare di capire anche come muovere l'attacco, perché la Virtus non è mai andata oltre i 65 punti, mentre ne ha subiti in media 76. Il Real Madrid invece ne ha fatti in media 76, ma ne ha subiti 78. In questa Eurolega tutto può accadere, e la Virtus ne sa qualcosa, visto che lo Zaghi ci ha battuto oltre la Virtus la settimana scorsa anche il Barcellona. Non si sa mai, certo è che ci dovrà tagliare tanto sotto le plance. Io ringrazio moltissimo Alessandro Finelli, perché grazie, è stato un compagno di viaggio ideale in questa serata. Gli auguro di non vederlo più in uno studio televisivo, questo vuol dire che ha una panchina. Nel caso in cui questo per mille ragioni non succedesse, io avrò il piacere, se lui
vorrà tornare una sera a essere con noi, di rifare le chiacchiere che abbiamo fatto stasera, perché sei stato veramente un supporto prezioso anche rispetto a giocatori, al designatore arbitrale, tutte persone che tu conosci bene, che ti portano stima, e penso che si sia proprio visto. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie Francesco, grazie alla regia e anche ovviamente a chi ha lavorato per noi dagli studi di Icaro TV di Rimini. Basket On Air torna martedì alle 21:10 puntualissimo, e noi vi diamo la buonanotte. Ciao.